Pezzella, coordinamento nazionale precari della scuola, ancora una manifestazione davanti al Ministero. Che cosa chiedete? Misure straordinarie per i docenti precari, ma quali in particolare? Allora sì, ancora una volta, perché mentre il ministro ha detto che sta pensando alla soluzione per noi, noi continuiamo a non dormire, perché nei fatti non abbiamo nulla di certo. Noi chiediamo la stabilizzazione per tutti i docenti con 3 anni di servizio, tutti, sia su materia che su sostegno, per iniziare poi un percorso che vada verso la stabilizzazione. Ma questo è un problema annoso che non si risolve da anni. Sì, è un problema ormai diventato però gravissimo. Da anni non esiste in realtà un vero sistema di reclutamento per la scuola, è stato tolto quello che era stato immaginato nello scorso decennio, e adesso ci troviamo che l'unica formula che loro propongono è il concorso, ma intanto i docenti precari che hanno 3 anni di servizio sono tantissimi, e i docenti precari in genere sono tantissimi. Per il prossimo anno si sta parlando di 240.000 cattedre, su poco più di 500.000, quindi superiamo il rapporto di 1 a 3 che era quello di quest'anno. Che cos'altro chiedete al ministro? Al ministro chiediamo anche di rivedere il numero di alunni massimo per classe. Pensiamo che vada sostanzialmente abolita la riforma Gelmini e migliorato il numero che era previsto precedentemente, cioè secondo noi 15 dovrebbe essere il numero giusto di alunni in una classe, per consentire una didattica migliore, per consentire ai ragazzi di avere un'attenzione maggiore e per impedire la dispersione scolastica, di cui non si sta più parlando, ma l'Italia ha dei numeri sempre più importanti. I 34 miliardi saranno sufficienti? Vi fidate dei piani che stanno formulando? Il problema è come e dove vengono spesi, non è il quantitativo dei soldi, che comunque è abbastanza importante. Se poi questi soldi vanno soltanto sulla digitalizzazione o soltanto sull'immaginare una scuola diversa rispetto a quella di oggi, ma diversa nel senso che apre per esempio ai privati, ora si discuterà di che cosa accadrà per l'estate, no? Ma in fondo potrebbe essere un modo diverso di far entrare per esempio il terzo settore nelle scuole. E poi cosa succederà? Che diremo che il tempo pieno per esempio, col tempo pomeridiano, deve essere gestito dai privati e quindi a pagamento? Cioè, quali porte si stanno aprendo? Cosa si sta immaginando realmente per la scuola? È una riforma radicale quella che chiedete, in quanto tempo si potrà realizzare? In realtà noi pensiamo che una riforma radicale si possa realizzare non in tempi biblici come sono quelli a cui siamo abituati a pensare. Il problema è decidere se si vuole fare e come, aprire anche dei tavoli di discussione con chi a scuola ci sta, nel senso che secondo noi per esempio i precari dovrebbero essere sentiti per quanto riguarda la stabilizzazione. Nessuno ha parlato del problema del sostegno, che è mostruoso ed è invece un problema che andrebbe affrontato non solo per i docenti ma per i ragazzi prima di tutto, come quello degli insegnanti su materia. Noi non a caso abbiamo lanciato la staffetta precaria e il nostro slogan è: anche noi vogliamo dire ai nostri studenti ci rivediamo a settembre, perché pensiamo che sia giusto per noi e per loro.